Ultimamente, mi è capitato più volte di intervenire in alcuni post su Facebook sul tema della pazzia e ho scoperto così che è un argomento estremamente gettonato in questo periodo. Un po' si capisce perché viviamo in un mondo di pazzi, in cui però probabilmente i più pazzi sono proprio coloro che pensano di essere saggi. Ma tutto questo ragionare sul tema della pazzia mi ha fatto tornare alla mente gli studi di un originale psichiatra di nome Thomas Sass, ungherese di nascita, americano di adozione. Sass ha elaborato una teoria in base alla quale i pazzi non esistono. In pratica, secondo lui, nessuno è davvero pazzo, neanche coloro che la società giudica pazzi. Perché questi ultimi sarebbero solo persone socialmente scomode, che ci dicono cose che non ci piace sentirci dire o che fanno cose che non vogliamo accettare. La malattia mentale, quindi, di fatto, non esisterebbe davvero e sarebbe un semplice espediente per designare qualcosa che disturba il buon senso comune, come forse l'avrebbe definito Carmelo Bene. Insomma, diagnosticare la pazzia è per Sass un modo semplice e sbrigativo, messo in atto dalla nostra società per sbarazzarsi, per marginalizzare i soggetti molesti. Di più, Sass considera gli psichiatri che validano la malattia mentale addirittura come dei moderni inquisitori, e gli studi psichiatrici dove operano come dei tribunali attraverso i quali si eliminano fisicamente i nuovi eretici. Non è un caso, dice Sass, che nei secoli scorsi la malattia mentale venisse associata, assimilata alla possessione diabolica. Allo stesso modo pensiamo alle streghe. In fondo, cosa sono le streghe se non donne originali, emancipate, a cui viene attribuita una diagnosi di isteria? E in quanto tali medicalizzate, questo è proprio il termine che usa, cioè relegate in una condizione sanitaria coatta, che le tenga sotto controllo e che sostanzialmente le renda inoffensive. Ma Sass fa anche un ulteriore passo avanti, per certi aspetti sconcertante, ma in piena coerenza con il suo pensiero, e dice che neanche i criminali sono pazzi. E che la società li definisce tali solo perché così è più rassicurante. In effetti è rassicurante pensare che la normale natura umana sia buona e quindi non potrebbe commettere atti efferati. Di conseguenza, chi li commette deve essere per forza anormale, cioè pazzo. Pensare invece che i criminali non siano pazzi, ma perfettamente sani, e che l'atto criminale che pongono in essere sia la semplice espressione di un normalissimo libero arbitrio, per lo psichiatra implicherebbe automaticamente riconoscere alla natura umana una normale inclinazione al male, e ciò risulta ovviamente, molto scomodo da accettare. Le posizioni di Sass rientrano a pieno titolo nel filone della cosiddetta antipsichiatria, che naturalmente fa scempio dell'eredità freudiana. Il fatto che Sass sia uno psichiatra antipsichiatra, già di per sé ci dà un po' il senso dell'originalità del suo pensiero, a prescindere dal fatto che lo si voglia condividere o meno. E a supporto delle sue tesi, ci dice anche che la medicalizzazione della malattia mentale ha profonde radici politiche e ideologiche. Non a caso gli oppositori dei regimi sono sempre stati internati negli ospedali psichiatrici. Si veda ad esempio come caso forse più lampante ed emblematico quello dell'Unione Sovietica, in cui l'internamento diventò non solo uno strumento di pulizia, oltre che di polizia, ma anche un formidabile strumento di propaganda politica. Era un po' come voler dire al popolo che solo i pazzi potevano opporsi al regime comunista. E quindi, in effetti, gli psichiatri non sono solo inquisitori, ma anche agenti di regime.
Sass è morto nel 2012 e per tutta la vita ha combattuto contro le misure repressive nei confronti dei malati di mente, le camicie di forza, gli elettroshock, le lobotomie e via discorrendo. Ora, a Sass doveva sicuramente piacere il metodo di un suo illustre predecessore, il dottor Esprit Blanche, uno psichiatra vissuto nell'Ottocento, fondatore di una famosissima clinica a Parigi, dove andarono a curarsi, tra gli altri, personaggi come Nerval, come Maupassant, e in cui vigeva una regola fondamentale, che era quella della totale, assoluta libertà dei ricoverati, che di fatto conducevano, finché era possibile, una vita di casa insieme ai medici e agli infermieri. Ma questo, passando un po' dalla realtà storica alla finzione letteraria, ci fa venire in mente anche il meraviglioso racconto di Edgar Allan Poe, intitolato Il sistema del dottor Catrame e del professor Piuma, in cui il protagonista, giunto in visita in un ospedale psichiatrico in cui si praticava un metodo pressappoco simile a quello del dottor Blanche, si accorge alla fine che i pazzi avevano preso il posto del personale della clinica, sovvertendo così i ruoli. E, insomma, per quasi tutto il racconto non capisce lui, il protagonista, ma neanche il lettore, chi siano i veri pazzi. Il che è un po' quello che ci capita anche oggi, se consideriamo e se ci pensiamo bene, specie guardando certi programmi televisivi o leggendo anche su Facebook opinionisti di ogni sorta, dalle idee bizzarre e spesso alquanto improvvisate. E l'argomento è tanto di moda in questo periodo che in realtà mi sono anche accorto di averlo più volte toccato anch'io ultimamente in un mio libro di prossima uscita che probabilmente vedrà le stampe nel corso di quest'estate. Il fatto è che la pazzia, comunque la si voglia considerare, specie poi in un periodo pandemico, è presente nella nostra società forse più di quanto noi stessi siamo disposti ad ammettere. Perché, come dice una nota citazione dello scrittore americano Saul Bellow, premio Nobel nel 1976, e tratta da Il re della pioggia, e che ricordo sempre volentieri in questi casi, in un'epoca di pazzia, credersi immuni dalla pazzia è una forma di pazzia.